Cari fratelli e sorelle, sono venuto tra voi come vescovo di Roma e continuatore del ministero di Pietro per confermarvi nella fedeltà al Vangelo e nella comunione. Sono venuto per condividere con i vescovi e i presbiteri l'ansia dell'annuncio missionario che tutti ci deve coinvolgere in un serio e ben coordinato servizio alla causa del Regno di Dio. Il problema del male, del dolore e della sofferenza, il problema dell'ingiustizia e della sopraffazione, la paura degli altri, degli estranei e dei lontani che giungono nelle nostre terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo, portano i cristiani di oggi a dire con tristezza: noi speravamo che il Signore ci liberasse dal male, dal dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dall'ingiustizia. È necessario allora per ciascuno di noi, come è avvenuto ai due discepoli di Emaus, lasciarsi istruire da Gesù. È stata breve, poco più di 24 ore spalmate tra la sera di sabato 7 e domenica 8 maggio, ma molto intensa e densa di significati, non solo religiosi, la visita a Venezia di Benedetto XVI. Un evento atteso ormai da mesi a cui la città, sia in centro storico che al parco di San Giuliano, ha risposto nel migliore dei modi, offrendo al pontefice la sua veste più bella. Ad accogliere al suo arrivo il Santo Padre in piazza San Marco, sabato, c'erano circa 25.000 persone. Un'attesa paziente, cominciata già nelle prime ore del pomeriggio, con la folla che in maniera ordinata è confluita in gran parte in piazza, ma anche sulle rive. Un'attesa protrattasi un po' più del previsto, visto che l'elicottero di Benedetto XVI, proveniente da Aquileia, dove il Santo Padre aveva presieduto il secondo convegno delle chiese del Nord-Est, è apparso sullo splendido cielo veneziano con circa un'ora di ritardo. L'atterraggio all'eliporto del Collegio Navale Morosini a Sant'Elena e poi il veloce viaggio in motoscafo del Papa sino in piazza San Marco. Il compito di dare il benvenuto della città al successore di Pietro è toccato al sindaco Orsoni. Santità, con grande emozione mi rivolgo a lei per darle il benvenuto della città di Venezia, della città e della terra di San Marco. Una città, uno Stato che ha costituito per secoli un faro di civiltà e nello stesso tempo un baluardo della cristianità. Una città che ha saputo mirabilmente coniugare le virtù civili con quelle religiose, al punto di riconoscersi e quasi immedesimarsi nel suo santo patrono, senza rinunciare alla laicità delle sue istituzioni. È un esempio unico di compenetrazione e dialogo costante tra le due realtà fondanti di qualsiasi società. Certamente favorita dall'essere, i veneziani, uomini di pace, mercanti intelligenti che giravano il mondo mettendo in rapporto popoli e civiltà diverse con una rara disponibilità a capire l'altro, il foresto, come diciamo noi, ed anche a raccoglierlo. Il sindaco ha poi offerto in dono al Papa, sempre a nome della città, uno splendido ostensorio in vetro realizzato dal maestro Seguso. Il Santo Padre, dopo aver risposto all'indirizzo di saluto del sindaco, ha compiuto un giro in piazza San Marco per salutare la folla accorsa a bordo della speciale Papa Mobile preparata per lui dal comune. Una vettura speciale, più leggera di quelle usate abitualmente, per preservare il delicato selciato della piazza, che già nei giorni precedenti aveva destato la curiosità dei veneziani e dei turisti in transito a San Marco. Ultimo atto ufficiale della giornata di Benedetto XVI, prima del riposo notturno nel Patriarchio, è stata la visita nella Basilica, con la venerazione delle reliquie dell'Evangelista Marco, accompagnato in questo caso nella veste di procuratore di San Marco da Orsoni. Ha avuto modo di parlare personalmente col Santo Padre? Come le è sembrato?
Ma mi è sembrata una persona gentile, ho parlato brevemente, pochi minuti di saluto, ne ho tratto una persona di grande personalità, di grande carattere e anche di grande disponibilità al rapporto, a sentire gli altri, diciamo. È iniziato presto, domenica mattina, l'arrivo dei fedeli a San Giuliano per il momento più atteso della visita del Papa a Venezia, la celebrazione della Santa Messa. Già dalle prime luci dell'alba, in servizio gli oltre 300 agenti della Polizia Municipale e gli 800 volontari del Sistema di Protezione Civile, a cui sono da aggiungere il migliaio di ragazzi dell'accoglienza coordinati dal Patriarcato e le centinaia di agenti messi in campo per la sicurezza dalle altre forze dell'ordine. Tutti al lavoro per consentire al meglio l'afflusso di migliaia di persone, arrivate chi in pullman, chi in autobus, chi a piedi dalla stazione, chi, e sono stati davvero in tanti, in bicicletta. Un popolo colorato e festante con tanto di bandiere, chitarre, striscioni. Consapevole di apprestarsi ad essere testimone ed insieme protagonista di un avvenimento unico in uno scenario davvero meraviglioso. Se l'altare allestito per la celebrazione con lo sfondo del cielo e del mare è uno spettacolo già da non perdere, lo sono infatti anche dalla parte opposta i fedeli che colorano la collinetta. Il pontefice, arrivato in motoscafo da Venezia prima di cominciare il rito, compie un giro a bordo della papamobile per salutare la folla che lo acclama. Benvenuto Santo Padre, benvenuto alla diocesi del Veneto, del 28 Adige, del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia, della Croazia, dell'Ungheria, dell'Austria, della Baviera. Benvenuto successore di Pietro, delle terre di Marco, il Stelo Zorro, il Senta Tianco, Torro Vandossi, Sveti Oce, Degno Duda, Anternos, Papa Benedetto, Torro Dossi, Magnani, Sveti Oce, Degno Luca di Nova, di Santo, inizia finalmente la messa animata dai canti eseguiti dal bravissimo coro composto da ben 600 cantori posto al lato dell'altare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Sine fine dicente. Tra i tanti momenti significativi che hanno costellato la celebrazione, resterà nel ricordo di molti quello della comunione, impartita da oltre 500 sacerdoti che hanno girato tra i fedeli scortati da altrettanti ombrelli bianchi sorretti dai volontari dell'assistenza, che hanno reso ancora più bello e coreografico il grande dipinto in quel momento in scena nel parco, di cui erano inconsapevolmente autrici le oltre 250.000 persone presenti. Conclusa la Santa Messa, un ultimo saluto ai fedeli e poi Benedetto XVI ha nuovamente raggiunto in motoscafo Venezia.
Dopo il pranzo in Patriarchio con i Vescovi del Nord-Est, il programma del Pontefice prevedeva nel pomeriggio, come primo atto, in Basilica di San Marco, la partecipazione all'assemblea per la chiusura della visita pastorale diocesana, un momento davvero importante per la Chiesa veneziana. Benedetto XVI ha poi raggiunto a bordo della Papa Mobile il Molo, dove è salito in gondola come avevano fatto i suoi predecessori Paolo VI nel 72 e Giovanni Paolo II nel 1985 per raggiungere la Basilica della Salute per l'incontro con il mondo della cultura e dell'economia. Il Santo Padre ha poi benedetto la restaurata Cappella della Santissima Trinità della Basilica e visitato la biblioteca dello Studium Generale Marcianum, prima di lasciare Venezia al termine di una visita che resterà nei cuori dei veneziani. Grande soddisfazione per la visita del Papa, ma anche, devo dire, per la buona tenuta della macchina organizzativa che ha dato prova di una grande professionalità. Il posto in cui si è svolto l'evento della mattina di domenica e l'insieme di tutti coloro che hanno concorso alla sua organizzazione mi pare che sia solo da elogiare. La visita del Papa poi si è sviluppata anche in posti diversi dal Parco di San Giuliano e mi sembra che anche negli spostamenti e nelle altre varie situazioni tutti siano stati all'altezza del compito. Direi che Venezia ha dato il meglio di sé.